Sempre nella fase che va dall'inizio dell'egagione all'invaiatura, dobbiamo stare particolarmente attenti nel nostro vigneto nel seguire i parassiti della vite, in modo particolare i lepidotteri della vite. In questo ambito due sono i lepidotteri più importanti in tutta Italia, sono la tignoletta Lobesia botrana o la tignola Clisia ambiguella. Sono due parassiti da tenere particolarmente sotto controllo, perché possono creare in questa fase, nella seconda generazione che caratterizza il ciclo, dei danni diretti sulla produzione, ma in modo particolare sulla qualità. Il controllo è fondamentale. Il servizio tecnico Corteva fornisce un servizio importante per quanto riguarda i rilievi mediante trappoli a feromoni del volo degli adulti, e poi naturalmente anche dei controlli visivi molto importanti per quanto riguarda la presenza di ovature sugli acini e anche vedere lo stadio di sviluppo dell'uovo nell'ambito della presenza nell'acino. Corteva ha un catalogo molto ampio per quanto riguarda le proposte tecniche per il controllo di questi lepidotteri, quindi il primo prodotto che andiamo a utilizzare, che possiamo utilizzare, è l'Intrepid a base di metossifenozide, un regolatore di crescita, un prodotto di basso impatto ambientale, assicura una protezione molto prolungata nel tempo, che ci consente di controllare in maniera molto buona questi lepidotteri. Un'altra soluzione è il Radiant, formulato a base di spinetolam, si posiziona alla fuoriuscita delle larve dall'uovo e ha un'attività di tipo larvicida. È un prodotto che anche in questo caso assicura una protezione nel tempo da questo lepidottero. Ha il vantaggio che ha un tempo di carenza estremamente basso, quindi un prodotto che è in linea con quelle che sono le esigenze della filiera. Per quanto riguarda invece viticoltura biologica, che è sempre più diffusa, Corteva propone due soluzioni. La prima laser, sostanza attiva è lo spinosad, che ha un'attività di tipo larvicida, quindi ha un posizionamento simile a quello del Radiant Pro di cui abbiamo parlato prima, quindi alla fuoriuscita della larva dall'uovo, oppure possiamo dire l'uovo a testa nera, dopo un giorno fuoriesce la larva e quindi subito dopo possiamo posizionare il laser. L'altra soluzione, sempre per il biologico, è il Delphin a base di Bacillus thuringiensis. È un formulato particolarmente performante sui lepidotteri della vite. Deve essere applicato come il laser, sempre alla chiusura delle uova, perché è un'attività di tipo larvicida.